Devo dire che concordo molto con l'introduzione di Franco e anche a livello internazionale, nelle istanze della Corte internazionale, ci siamo trovati e trovate su una posizione rispetto a questo contesto internazionale molto simile, molto condivisa, pur non essendoci praticamente più incrociati e incrociate negli ultimi anni. Quindi io adesso vi parlerò dell'analisi della situazione internazionale a partire dal movimento che contribuisco a creare, in cui partecipo da anni a livello nazionale, locale, internazionale, cioè del movimento femminista. Movimento che da anni analizza la crisi che attraversiamo come un insieme di crisi che si intrecciano, quindi non come una crisi economica da una parte, una crisi politica, democratica dall'altra, una crisi anche dell'identità di genere e del patriarcato, ma bensì un intreccio appunto di un'unica crisi o di varie dimensioni della crisi, come ha illustrato anche benissimo il compagno che mi ha preceduto, cioè non esiste una lotta su un settore che non va immediatamente a toccare anche altre dimensioni che sono fondamentali all'interno di questo sistema di sistema di accumulazione del capitale, in cui tutti questi fattori sono essenziali e coesistenti. In particolare, ovviamente, a partire dal movimento femminista si è sottolineato un aspetto della crisi, che è quella della crisi della riproduzione, la crisi della cura, perché all'interno della crisi economica internazionale quello che diventa sempre più chiaro, e lo è diventato ancora molto di più con la pandemia, è il fatto che sono le condizioni di riproduzione della vita stessa che vengono sempre di più messe in discussione dalla corsa al profitto, dalla corsa all'accaparazione delle risorse, dalla corsa alle armi. Cioè viene evidenziato evidentemente anche di più ancora dalla crisi ambientale che stiamo attraversando, cioè questo sistema. Noi abbiamo sperato durante la pandemia che questa coscienza si diffondesse sempre di più, e cioè che questo modo di produzione è incompatibile, lo dico in modo forte, ma è incompatibile con la salvaguardia della vita umana su questo pianeta. E giorno per giorno, Franco ha parlato della siccità in questo momento, ma veramente ogni giorno, ogni settimana sono altre le emergenze che sono in prima pagina ai notiziari, che però appunto sono i vari faccetti della stessa situazione che stiamo cercando di combattere. Noi dicevamo, durante la pandemia avevamo l'impressione, ci siamo confrontate come Movimento delle Donne, Movimento Femminista Internazionale, che ci fosse una maggiore coscienza, che in qualche modo il velo si fosse squarciato, che il capitalismo fosse messo più a nudo, dicendo quel vecchio slogan che noi avevamo da tempo, cioè che le nostre vite valgono più dei vostri profitti, diventava veramente realtà, una realtà di vita o di morte concreta, nella vita concreta delle persone. E sperando che in qualche modo da questa pandemia si sarebbe quindi uscita con
un paradigma differente di costruzione di una società basata su altri valori. Appunto, la società della cura è nata anche in quell'epoca, non solo contro le disfunzioni nel sistema sanitario e di gestione della pandemia, ma in generale anche prendendo dal movimento femminista quest'idea della centralità della cura nella sua accezione più vasta, la cura delle persone, la cura della vita, la cura della vita del pianeta, e così dicendo. Purtroppo, cioè, non è che ci illudevamo più di tanto, ma purtroppo non siamo ancora usciti dalla pandemia, però diciamo siamo entrati in una fase meno virulenta in questo momento, però si è tornato a primo e peggio di prima, con una situazione generale di si salvi chi può, forse con un incremento ancora di più della ricerca di soluzioni individuali, un aumento delle disuguaglianze, della povertà, del rancore sociale, della conflittualità sociale, della sfiducia anche, dell'impotenza. E in questo contesto poi scoppia la guerra in Ucraina, di fronte alla quale il movimento, la sinistra, si trova disarmata, senza parole, divisa e senza una capacità anche sufficiente di interpretare questa guerra che è in corso, con una spaccatura anche molto forte, molto conflittiva, tra una parte di pacifismo, diciamo, umanitario, che reagisce innanzitutto in solidarietà con le vittime della guerra, senza però fare troppe distinzioni, e un'analisi approfondita del perché, delle cause di questa guerra, e anche al traino delle politiche governative dell'Europa, dell'Unione Europea. E d'altra parte una sinistra campista che ancora si schiera in base a schemi assolutamente inadeguati, che come diceva prima anche Franco, interpreta ancora il mondo come se lì all'est ci fosse un campo progressista con cui identificarsi, che ancora vede quella parte come Unione Sovietica. A volte lo dicono anche negli interventi, che mi scappa di dire l'URSS invece della Russia, vi racconto un aneddoto, ma è brutto. Quando noi abbiamo alla Casa delle Donne di Milano, abbiamo fatto una iniziativa sulla guerra, invitando le donne direttamente coinvolte, innanzitutto una compagna russa che vive a Milano, fa parte del nostro gruppo, e poi una compagna della resistenza femminista in Russia. Anche solo il sentir parlare da parte di queste compagne di che cos'è il regime di Putin, che cos'è la mancanza dei diritti in Russia da almeno 20 anni a queste parti, ma anche da prima, veniva mal di pancia a metà del pubblico presente in sala, che cominciava a brontolare ad ogni volta che si diceva che non ci sono, cioè che c'è la repressione delle ONG, non ci sono diritti umani, c'è la corruzione, eccetera. Ogni volta nella sala c'era una reazione di ah, ma qui anche, ah, ma anche in Occidente, ma cosa dici, quasi un bua contro
dietro il fatto semplicemente di mettere in discussione che lì non ci sta l'impero del bene che è in contrasto con l'imperialismo americano, eccetera, eccetera. E questa cosa nella pancia di una certa sinistra italiana è ancora, ancora molto forte. Purtroppo, appunto, manca molto la conoscenza di tutto quello che, innanzitutto, ancora prima delle relazioni, una conoscenza di cosa c'è dentro quello che una volta, dietro quello che una volta era la cortina di ferro. È come se quella cortina non sarà più di ferro, ma c'è una nebbia che dall'altra parte, da parte della sinistra in Occidente, anche in Italia, non c'è la stessa curiosità a livello internazionale che c'è verso altre parti del mondo. È come se lì, appunto, una nebbia, non si vede che tipo di sistema è, che tipo di regime, che tipo di imperialismo in Russia, che tipo di relazione tra la Russia e i paesi circostanti, dominati, invasi anche da parte del regime di Putin, e neanche si vede quali sono le forze sociali presenti lì, cioè l'opposizione russa, ma anche in Ucraina, quali sono le forze sociali, i sindacati, i movimenti delle donne. In questi paesi è come se non esistesse niente di tutto ciò, e noi paghiamo la mancanza di relazione con quei soggetti nella reazione, nella costruzione di un'alternativa a questa terribile guerra in corso. Adesso, più tardi che mai, però, stiamo cercando di ovviare a questa mancanza con la concezione della solidarietà molto concreta, a partire anche dall'aiuto ovviamente alla popolazione che è in questo momento sotto le bombe, riconoscendo il diritto all'autodeterminazione, ad autodifesa di un popolo che effettivamente è stato oppresso dai vari regimi dalla l'Unione Sovietica staliniana al regime attuale di Putin, ma anche prima nella sua storia. Diritto all'autodifesa, che anche lì, contrariamente a quello che vige in una certa sinistra, non dipende dall'ideologia, dal progetto ideale di quella società e tantomeno del suo governo. Cioè non è che noi riconosciamo il diritto all'autodeterminazione solo a coloro con cui noi condividiamo il progetto politico, ideologico di società. E su questo mi piace quello che ha scritto Salvatore Carvò su Jacobin, sull'ultimo numero, dicendo che noi soffriamo ancora del modello Vietnam, cioè in cui era facile, la lotta era innanzitutto contro il proprio governo o i propri governi, in solidarietà con un popolo che aveva un'avanguardia, che aveva lo stesso progetto politico-sociale ideale del nostro, a livello con una rete internazionale che si mobilitava su questo. Questo modello non è più applicabile, ma non solo adesso in Ucraina, ma già anche abbiamo avuto appunto le stesse difficoltà in Siria, ma ancora prima con le guerre nel Medio Oriente e cioè nei vari paesi in cui chi si opponeva all'invasione, alla guerra imperialista americana, non erano forze con cui identificarsi politicamente. Ma questo non toglie la nostra solidarietà
il riconoscimento del diritto di questi popoli a difendersi dalle invasioni, dalle guerre. Purtroppo non è facile agire su questo, non è facile, questo è un grosso problema anche all'interno del movimento delle donne, non è facile essere pacifisti e pacifiste, cioè agire per la pace una volta che la guerra è guerreggiata e scoppiata. Cioè, in questo momento, innanzitutto posizionarsi e riuscire ad agire concretamente non è semplice, a partire dal fatto di trovarsi tra le due guerre, come abbiamo detto nel testo che abbiamo fatto con Lidia Cirillo, cioè due livelli della guerra di cui ha parlato anche Franco, che da una parte è quello di un'invasione di un paese imperialista, la Russia, in un paese dominato, con tutta la nostra solidarietà al popolo ucraino, e dall'altro senza però dimenticare che questa guerra è anche usata all'interno dello scacchiere internazionale di scontro tra gli imperialismi, diciamo NATO per semplificare, contro la Russia, in cui sulla questione delle armi, il rifornire armi all'Ucraina e da parte, soprattutto se da parte di governi che fanno parte della NATO, è ovvio che è un elemento che va a rafforzare la corsa agli armamenti, a rafforzare la NATO. Quindi c'è questa contraddizione tra questi due livelli in cui si fa la guerra, si realizza la guerra, che rende molto difficile un'azione politica precisa da parte di una sinistra internazionalista in questo momento. Quello che ci rimane da fare, sì, è creare, diciamo, le condizioni per una situazione differente una volta che speriamo che la guerra in qualche modo arrivi a un termine, cioè di rafforzare quello sì il nostro campo, cioè il campo degli oppressi e delle oppresse, dei popoli, della classe lavoratrice, di coloro che in questo momento si stanno opponendo sia in Ucraina difendendosi, ma anche auto-organizzando la resistenza, e i dissidenti e le dissidenti nel paese attaccante in Russia. In questo senso noi abbiamo un forte legame con la resistenza femminista antibellica in Russia, che raggruppa una quarantina di organizzazioni femministe in tutta la Russia, che resistono in modo molto coraggioso e a costo di pene grosse, di arresti, di pene di multe molto grosse, a costo di dover andare in clandestinità, anche a volte di fuggire, di lasciare il paese, ma una resistenza che riesce a trovare modi molto creativi anche per far vedere innanzitutto che la Russia sta facendo la guerra, perché sapete che questa parola non può essere pronunciata in Russia, noi stiamo sostenendo le casse di solidarietà per sostenere questa resistenza, a partire dalle organizzazioni femministe, e dall'altra parte ovviamente l'azione, l'iniziativa
iniziative antimilitariste nel nostro paese in coordinamento possibilmente con gli altri paesi occidentali, a partire anche lì da lotte molto concrete come quella che è stata appena illustrata dal compagno alla mia sinistra. Quindi la situazione è complessissima, difficilissima, però ce n'è da fare, quindi adelante.